Eccoci in occasione della terza tappa delle cene dei giovani di Eurotalk Italia. Siamo sempre al 22 a Milano, un locale di nuova concezione. Con me ho sia Jorge Sanchez, che è il giovane di Eurotalk che questa sera ha cucinato per gli ospiti ed è ospite dello chef resident del 22, che invece è Sandro Giannone. Sandro, due parole un po' sul mood di questo locale e poi sentiamo Jorge cosa ha preparato questa sera. Il progetto del 22 è una cucina sì rivisitata, però tradizionale italiana, con prodotti semplici, cercando di utilizzare le nuove tendenze, però sempre nella semplicità della cucina italiana. Sandro, so che Scusate. qui fate assolutamente tutto espresso, fate tutto in casa, non comprate il pane fuori, la No, pasticceria. no, non compriamo il pane qui, facciamo la pasticceria qui, tutte le salse sono fresche ogni mattina, tutti i prodotti sono freschi, non abbiamo nulla di congelato e lo prepariamo giornalmente. Quindi questo è il mood principale, quindi Esatto. tutto esce dalle tue mani, dalla tua cucina. Sì, grazie, è vero. Invece, Orge, questa sera dimmi com'è stata questa esperienza, che cosa hai No, è stata preparato? un'ottima esperienza, noi di Eurotalk anche ringraziamo Sandro per la serata che abbiamo avuto. Anch'io ho preparato dei piatti di cui un po' rivisitati, ma non tanto, come in effetti non me ne ha detto prima lui. E abbiamo fatto della vellutata di verdura, poi abbiamo fatto una cialdina di lampone, una mousse di roviola e poi alla fine abbiamo finito con un risotto alla parmigiana, grana padano 24 mesi e della guancetta di vitello leggermente rivisitata anche quella. Quindi Jorge, tu fai parte dei giovani di Eurotalk, oggi hai cucinato al 22, ma qual è la tua struttura? Cucina Terzo Grotto, Cernobbio, a Cernobbio com'è? Como. La Di cucina, vabbè, internazionale, di lago? anche internazionale, però anche insomma tradizionale. Territoriale anche. Sì. Quindi buona serata con Eurotalk al Grazie. 22, Jorge Sanchez.